Eder. Mech. Pallister. La sera del 17 marzo 2015 Trifone Ragone, caporalmaggiore dell'esercito, e la fidanzata Teresa Costanza furono uccisi a bordo della loro vettura mentre si trovavano nella zona del parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone. Dopo tre sentenze fu condannato all'ergastolo Giosuè Ruotolo. La coppia era appena uscita dalla palestra dove si era allenata quando fu raggiunta da plurimi colpi di arma da fuoco. Questi furono esplosi da distanza molto ravvicinata attraverso lo sportello anteriore, lato sinistro, del veicolo, sportello ancora aperto dopo l'introduzione al suo interno del conducente. Inizialmente si era pensato all'ipotesi di un omicidio-suicidio. Opzione scartata poco dopo dagli inquirenti che seguirono la pista del duplice omicidio. Le indagini portarono all'individuazione di Giosuè Ruotolo. A sostegno della tesi c'erano alcuni elementi determinanti. L'Audi A3 grigia fu individuata vicino al palazzetto poco dopo l'uccisione di Ragone e Costanza. Allo stesso tempo emersero delle chat che lo collegarono alla vita delle due vittime. Indizi che indebolirono da subito la posizione di Ruotolo e che lo portarono ad essere accusato del delitto. Dall'arresto, avvenuto nel 2016, si arrivò alla condanna dell'ergastolo. Ora però Danilo Iacobacci, difensore di Ruotolo, chiede di far riaprire il caso gettando dubbi sulle sentenze. Sostiene che la difesa abbia potuto per ora utilizzare solo i rimedi del ricorso straordinario e della CEDU. Il presente ricorso straordinario denuncia un errore di fatto plurimo, nel quale la Corte di legittimità è incorsa. Sia a causa delle estese motivazioni di merito contenute in un altrettanto esteso fascicolo, sia a causa di impugnazioni non sempre chiare nell'evidenziare il vizio denunciato. Il legale evidenzia una serie di elementi in difesa dell'ex militare, dai resoconti tecnici dei RIS, alle testimonianze e le confessioni di due pentiti Cheri e Ferraiulo, che indicano un'altra ipotesi dietro ai due omicidi. Non emerge una colpevolezza al di là del ragionevole dubbio che giustifichi una condanna all'ergastolo e la rovina di una vita, conclude il legale Iacobacci. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.